No, qui. Potrà essere ancora qui. È in pericolo. Mimir, di quale vita innocente stai parlando? Cosa hai fatto? Ciò che consideravo giusto, o almeno che consideravo furbo. Abietto, a sinistra! Dietro di te, occhio! Qui potresti sfondare il terreno. Da qui è impossibile sfondare il terreno. Dobbiamo andare più in alto. Forse c'è modo di usare quell'elevatore. All'altezza puoi schiantarti e rompere il terreno. Vieni a vedere, Mimir. È la chiave che stavamo cercando. Ora dobbiamo raggiungere la torre sulla spiaggia. Cosa stai nascondendo? Voglio che vi fidiate di me. Che stiamo facendo, Mimir? Rimediamo a un errore. Usa la chiave con la serratura, fratello. Bene. Che ne dici di suonarlo più forte che puoi? Che ormai fosse fuggito, invece dobbiamo assolutamente liberarlo. Che cos'è? Un Lingbacker. L'ho catturato molti anni fa.
La creatura l'ha incatenata. Già. Che ruolo ha il padre di tutti? Nessuno. Tutto frutto del mio genio. Sono sorpresa. Incatenare gli innocenti è lo svago preferito di Odino. L'ironia è parte di me. Giusto. Abbiamo legato anche le pinne. Puoi? Piano. Piano. Almeno la creatura è ancora viva. Sono certo che abbia desiderato a lungo di morire. Ma ora la libereremo. Così poi... Così poi vorrà comunque morire. Qualche novità? Un altro poema di Kvasir. Perché l'ha incatenata? Il grasso è una fonte di olio per le lanterne di Odino. Olio da lanterna. La rabbia che provi, il disprezzo verso di me, sono nulla rispetto a quanto mi colpevolizzi io stesso. Lo so. Manca solo la coda. Un nido di abbietti. Occhio. A terra. Il nido nascondeva un dispositivo. Thank you.
Stratos, c'è qualcosa. Laggiù sembra esserci un uomo. Dice che... Così forse raggiungiamo la coda della creatura. Torniamo alla barca. Non ne hai mai parlato. E la cosa ti sorprende? Che un vecchio si vergogni degli errori che ha commesso? No. Ho pensato, sperato che la creatura fosse morta da tempo. Ma chiaramente agli Aesir non importava nemmeno di ucciderla per pietà, nel momento in cui non fosse stata più utile. Facciamolo noi. No, non se si può salvare. Bene, possiamo raggiungere la coda dal molo. Salveresti comunque questa creatura. So cosa significhi questo tipo di prigionia. Non posso abbandonarla. E se non fosse possibile? Non capisco. Proseguiamo. Deve essere legata. Potremmo usare quella corda per arrivare dove ci serve. Libera! Che succede? Forse ha bisogno di un incoraggiamento. Puoi portarmi vicino al suo occhio così posso parlarle, fratello? Una lastra runica. È incompleta, ma potresti usare il tuo scalpello per finirla. Ti stai punendo, non è vero, Mimir? Per aver sfruttato i lavoratori. Per il Lingbaker. Certo. Chi altri lo farebbe, se no? Odino che ti incatena per centinaia di anni a un albero mi sembra sufficiente. Ok, non siamo d'accordo. Forza, bestiona piagnucolosa! Show! Non si muove. Perché non si muove? Si deve essere abituata alle sue catene. Ma... no. No, noi possiamo farcela. Basta farla sloggiare, spaventarla, fare qualcosa. Non possiamo rimettere le cose a posto. Possiamo solo migliorarle. Almeno può sentire il vento sul muso.
Spero che le sia di conforto. Ma questo non è sufficiente. Raramente lo è.